Cause I'm a fucking mess sometimes. But still I can always be whatever you want to say. Ragazzi, benvenuti, bentornati in questo nuovo video. Io sono il Boace. Ragazzi, oggi siamo qua per continuare la nostra scalata a campione definitivo. Siamo già a 5020 coppe. Attualmente siamo secondi in Italia da una partita dal primo, 17 coppe, e siamo in posizione mondiale 42esimi. Proveremo ad arrivare, non lo so, 25esimi, 20esimi al mondo e primo in Italia. Faremo un paio di partite al massimo, perché è troppo rischioso farne tante, siamo veramente veramente alti. Quindi raga, direi di partire senza perderci in chiacchiere subito la prima partita. Chiaramente il deck, ragazzi, è sempre il solito, il gigante royale, perché vi faccio vedere le altre carte di che livello le ho, perché molti pensano che sono maxato. Adesso vi smentisco del tutto. Guardate qua, qua comune di livello 9, rare di livello 9, anche all'8. Lasciate fare il mago, l'ho maxato a richieste. Qua c'è il gigante al 10, il domatore al 10, poi tutto al 9 e all'8. E poi ci sono le epi, ragazzi, tutti di livelli suoi tranne un paio. Guardate qua, 6, 6, 6, 6, 7, a portare al 7, ma non ho oro. 6, 6, 6, 6, 6, 6, tronco al 3, questo quasi al 4, perché lo usavo tanto tempo fa e quindi ne ho comprati un bel po'. Vabbè, fuori legge all'1, stero elettrico al 3, drago infernale al 2 e poi quest'altri al 3, tranne la scintilla al 2. Come avete visto, ragazzi, non sono affatto maxato, ma proprio per niente. Quindi non per questo uso sempre questo deck. Me lo sono portato su e sono riuscito veramente a farne dei gran traguardi con questo deck. Quindi partiamo. Mi taglierò la parte lagnosa e mi trovo la partita, perché ci sta 7 ore e mezzo. Ecco qua, ragazzi, l'ho trovata. Siamo contro un cinese di Nova Esports e vediamo un po'. Abbiamo una buona mano, non abbiamo grande difesa, ma comunque possiamo partire subito con una principessa dal fondo d'attesa al mastino. Allora direi di contrattaccare di gigante royale. Avrei preferito molto di più avere la principessa a destra invece a sinistra. Vediamo se ha l'orda di scheletri o cos'altro. No, scelta molto particolare. Allora direi di mettere subito un ordine di sgherri sul mega sgherri. Ha sicuramente le frecce, non ci piove su questo. Vediamo se mette una zappa, mette una fireball, mette una mongolfiera, guardiamo un po'. No, non fa niente. Allora, a dirvi la verità, non voglio proclamare vittoria, ma contro un mastino ci vinco quasi sempre. Allora, abbiamo già 10 di elisir, direi di... questo potrebbe essere un problema per il semplice fatto... No, aspetta, vediamo un po'. Ecco, lo sapevo che aveva la gang di goblin. Quindi il danno che abbiamo fatto è buono, ma del danno me ne frega il giusto, nel senso che adesso lui ha un estrattore a piena vita e quindi ci andrà molto sopra delle sere. E in verità la partita si mette veramente male. Ok, riparti di mastino lavico. Questa torre, ragazzi, è andata al 94%, cioè al 94 proprio, questi numeri. Lui adesso mette mega sgherro, mongolfiera. Eccola lì la mongolfiera, forse potrei riuscire a non farmi devastare la torre. Ok, ho messo una zappa veramente buona, però... No, oddio, forse sono riuscito a difendermi, vediamo un po'. Ok, raga, difesa veramente perfetta. Quindi. Prima molto probabilmente mi metterò un bastino lavico là a destra. Io nel frattempo, ecco, dovevo contrattaccare dall'altra parte, ragazzi. Qua diciamo che ho sbagliato effettivamente. Ok, metto qua la principessa. Con la torre comunque è andata. Vediamo un po', Infatti è andata. Lui usa qua la fulmine. Mette qua le frecce. Lui metterà sicuramente la gang di goblin. Tempismo perfetto. Lo preparo qua una principessa. Dovrebbe essere vinta. L'ho giocata in una maniera perfetta questa partita. Riparto di gigante royale con gli arcieri qua a sinistra.
mette una fulmine ignorante, ma effettivamente come mossa ci sta anche. Vediamo se riusciamo a prendergli anche quest'altra, ma ne dubito. Non riusciamo, ma abbiamo giocato una partita, cioè l'abbiamo giocata perfettamente questa partita, quindi inizia molto bene. Se ne facciamo un'altra e vinciamo pure quest'altra, sarebbe perfetto. Quindi attualmente siamo a 5.047 coppe, primi in Italia, 10 coppe precise e 28esimo al mondo. Se ne dovessimo vincere un'altra arriveremo circa 23-22esimi al mondo. Ok ragazzi, l'ha trovata diciamo anche abbastanza velocemente. Siamo contro Clash Bash, uno dei giocatori più forti a questo cazzo di gioco ragazzi. Lui è veramente un king a questo gioco. Non ha vinto una stagione, ma tipo è arrivato in top 10 due volte di seguito. Come vedete anche già molte coppe più di noi. Ho capito che deck abbia. Diciamo non è neanche troppo cancaro contro il mio, però non si può dire mai. Vediamo un po', parto del gigante là dal fondo. Lui probabilmente mi contrattacca di domatore, se ho capito. No, non è quel deck. Lunaldo, porca Eva. No, non riparo. Non sa che siate i moschettieri. Spero di no, raga. Spero con tutto il cuore di no. Andiamo un po', sì, Lialia. Qua posso mettere una zap. A parte lui adesso ha la gang di Goblin, quindi. Anzi no, non gli serve neanche. Diciamo mi ha fatto piacere sapere che non ha i tre moschettieri. Almeno non credo. Però comunque sì, non gli abbiamo fatto niente ed è veramente tosta. Diciamo non sarebbe la fine del mondo perderla, però... Ok, qua mi faccio questa giocata, lui ha fatto veramente una bella giocata. Non ha i tre moschettieri comunque, almeno non credo. Vediamo se mi utilizza il veleno o cos'altro. Oh, ok, ha utilizzato un bel po' dell'esir, perlomeno questo. Ok. Lui si incavola. Io direi di partire con questo gigante royale dal fondo nuovamente. Lui giustamente mi rimette l'ariete. Vediamo un po' se non riusciamo a farlo arrivare. Ok, anche se è un barbaro, ci darà minimo due hit e fanno male cane. Ok, lui mette quelli lì. Qua ci mette una zap. Ok, vediamo se riusciamo ad arrivare sotto quella cazzo di torre. Sto caricando veramente con tutto. Ok raga, gli ho fatto un bordello di danni. Se vinciamo questa partita, wow. Allora mi preparo questa principessa. Il fatto è che lui ha la veleno minatore, i danni ce li può fare anche facilmente, diciamo. No, ti prego no, non mettere la veleno. Ha messo il tronco, è pure peggio. No, porca zozza. Sì, la torre gliela facciamo pure noi. Ma avevamo un'occasione di vincere che non mi dovevo far scappare così. Allora, contrattacco subito da quest'altra parte. Anche se lui lo serve. Ci fotte tutto. No, madonna bestia. No, ok, ci siamo difesi. Avrei anche una giocata da fargli, però aspetto. Ok, lui gioca così, non voglio usare altro elisir. Qua metto una bella orda di sgherri. Metto il minatore velocemente. No, cavolo, non mi era accorto. Porca Eva. Vediamo un po', sto caricando con tutto il possibile. Raga, siamo sotto torre. Mette la veleno. Ma la partita è vinta, ragazzi. La partita è vinta contro Clash Bash. Vediamo un po' quante coppe ci dà. 37 coppe. Ok ragazzi, dopo questo più 37 vediamo un po' come siamo saliti. A livello mondiale siamo 20esimi precisi, quindi bella roba. E a livello italiano vediamo un po'. Ah vabbè, primi, ovvio, se eravamo primi con 5.047, giustamente 5.084 se siamo sempre primi. Quindi questo video ragazzi può finire qua, se vi è piaciuto lasciate almeno 2.500 mi piace. Noi ci rivediamo ad un prossimo video, ciao a tutti ragazzi. We'll be right back.